Grazie Presidente. Allora, il fatto che i debiti fuori bilancio siano legittimati da leggi e regolamenti, questo è assodato perché non è mai stato detto che il debito fuori bilancio rappresenti un reato amministrativo, tutt'altro. In determinate condizioni il debito fuori bilancio serve per andare a coprire quelle che sono delle evenienze eccezionali. Il problema sui debiti fuori bilancio non è il fatto che esista un debito fuori bilancio derivante da una somma urgenza, ma come avviene in tanti casi, è il fatto che il debito fuori bilancio si realizzi a fronte di una somma urgenza e forse non è il caso di questo che andiamo a votare oggi, ma in molti altri casi, insieme al debito fuori bilancio, sono state riconosciute come spese derivanti da somma urgenza, anche per stessa, determinazione dell'OREF che poi ha espresso i pareri su questi debiti, sono state utilizzate il debito fuori bilancio per fare e coprire delle spese che in realtà dovevano essere coperte con fondi ordinari. Per cui la nostra critica spesso e volentieri va nei confronti di questa modalità, non certamente nel fatto che di fronte a spese impreviste, come possono essere quelle derivanti da un danno per eventi meteorologici, ad esempio, si debba ricorrere alla messa in sicurezza. In alcuni casi hanno rifatto le facciate delle scuole, quindi andando a fare quello che dovrebbe essere fatto con manutenzione ordinaria e straordinaria, cosa che in anni e anni di amministrazione, ma questo anche la Corte dei Conti di recente ha detto che questa città per 20 anni è stata male amministrata dal punto di vista proprio della gestione della spesa. Dicevo, in quei casi appunto non veniva utilizzato il debito fuori bilancio come prevede la legge, ma anche per altre cose, e questo l'OREF lo ha determinato. Ma è un'altra la critica che ci sentiamo di fare, visto che siamo stati chiamati in causa sul discorso che critichiamo il debito fuori bilancio come un qualche cosa che non dovrebbe essere utilizzato. No, la critica è un'altra. Oggi stiamo approvando e portando e quindi riconoscendo a ditte che hanno fatto i lavori dei debiti che sono stati contratti nel 2014, nel 2013, nel 2012, nel 2007, 2005, 2004 e forse anche dietro. E questa è un'opera di risanamento lento, quindi stiamo sgravando le casse dell'amministrazione da incombenze che sono state accumulate in anni e che nessuno si è preoccupato, aspettando il Movimento 5 Stelle per poter riconoscere a chi legittimamente ha fatto i lavori quanto gli doveva essere riconosciuto. È questa la critica politica che viene fatta. Grazie.